Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Oggi vorrei iniziare con una storia personale. Le storie personali valgono quel che valgono, ma assumono significato se inserite in una dimensione collettiva. E la storia di oggi è la mia storia e me ne scuso anticipatamente, ma volevo comunque raccontarvela. Anni fa sono stato in ospedale in una camera sterile per circa un mese. Una camera sterile vuol dire che sei in una situazione in cui il personale medico entra bardato, mascherina, guanti, protezioni. Avevo fatto un trapianto di cellule staminali e le mie difese erano praticamente a zero. Ora, tutte le volte che io vedo un'immagine di un ospedale, di un medico all'opera, ecco, non è tanto che ritorno alla mia sofferenza di quel momento. No, certo, dico a tutti, la salute è la cosa più importante, a volte lo ripetiamo come se fosse una banalità, ma chi ha sofferto sa quanto è importante. Ma la riflessione è un'altra, e cioè cosa devo fare per aiutare quel medico, quella dottoressa, quell'infermiere che stanno in ospedale. Ed è evidente cosa devo fare. Devo assumere un comportamento tale per cui meno milanesi possibili siano costretti ad andare negli ospedali perché contagiati. Permettetemi di dire che trovo comunque inaccettabile che ai medici, al personale sanitario, ai medici di base non venga fatto il tampone. Questo lo trovo francamente inaccettabile da parte della nostra sanità. Ma detto tutto ciò, anche a noi sta la nostra responsabilità e come si sta. Per cui, fatemelo ridire con ancora più intensità, agli anziani, e non andate a comprare ogni giorno 4 panini e 5 arance. Cercate di stare in casa. Ai ragazzi, non si gioca per le strade o nei parchetti, ed è così. E ai runner, guardate, premetto che voi, secondo i decreti del governo, potete correre. Ma detto ciò, provate ad avere questo pensiero. Mentre tu runner corri, sei felice, ne hai 100 alla finestra che ti guardano e si arrabbiano perché si sentono reclusi mentre tu corri per le strade. Quindi facciamo tutti una riflessione. Questa è la situazione. Questi sono giorni delicati. C'è chi dice che il picco sarà il 26, chi al 27, chi al 28. Io vi dico che io non lo so, ma ho la sensazione che questi siano veramente i giorni delicati. Per cui, in particolare, in queste giornate, state a casa. Io sono qua in ufficio a Palazzo Marino a gestire il quotidiano, ma anche molto a pensare a cosa fare dopo, perché dopo si dovrà mettere in atto una ricostruzione sociale ed economica senza precedenti. Ma io ci sono e sono qui a lavorare con i miei collaboratori per la città. Grazie a tutti voi.